Avviato l'iter parlamentare per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese. Una svolta epocale, ma che giunge perfino in ritardo e che andrebbe a cambiare radicalmente il rapporto tra datore e lavoratore, oltre a rappresentare uno strumento di democrazia economica e di sviluppo per l'intero sistema. La CISL prima, l'UGL poi, da decenni portano avanti questa battaglia. In questa fase di definizione, finalmente, portano sul tavolo proposte di attuazione concreta. L'azienda ha la sua visione, ma il lavoratore porta con sé ancora di più importanti visioni rispetto a quelle che sono le problematiche. Quindi in qualche modo il lavoratore che diventa parte attiva nelle decisioni dell'azienda? Sì, noi abbiamo pensato di declinarlo l'UGL in tre diversi stati, nelle piccole aziende da 100 a 500 lavoratori come organo partecipativo elettivo tra i lavoratori, dai 500 in su invece come organo proprio gestionale, quindi sempre elettivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Sulle invece imprese pubbliche molto più grandi pensiamo addirittura di farlo nel comitato di gestione, ma anche partecipando agli utili dell'azienda, quindi abbiamo vari livelli e a seconda. Ci sono esempi in Europa della partecipazione, noi non vogliamo copiare degli esempi, vogliamo rendere contestuale nel rispetto al mondo del lavoro che è quello italiano.